Siamo del laboratorio Mobilità e Trasporti del Politecnico di Milano, che ha sede presso il Dipartimento Indaco nel polo di Bovisa. Poi siamo allo Skill Point Safe Mobility, che ha sede invece presso il Campus Point di Lecco. Le nostre competenze fanno riferimento all'ingegneria dei sistemi e dei servizi di trasporto e ci dedichiamo quindi a attività di ricerca applicata, ricerca di base, ma anche attività di consulenza tecnica e scientifica nel settore della pianificazione, della progettazione e della gestione dei servizi di trasporto. In particolare negli ultimi anni abbiamo sviluppato molto anche la tematica della sicurezza dei trasporti e della mobilità in generale. Noi siamo stati designati dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale come centro di competenza, in quanto con la Protezione Civile collaboriamo da molti anni. Abbiamo iniziato a sviluppare il prototipo di un sistema per il controllo della sicurezza nel trasporto delle sostanze pericolose a cielo aperto e in situazioni particolari come le gallerie. Successivamente abbiamo sviluppato dei sistemi informatici che permettono di gestire le reti di trasporto e la mobilità in condizioni di emergenza, per esempio in occasione di eventi calamitosi come alluvioni e terremoti, e in questo senso stiamo studiando dei metodi di analisi e di studio di gestione della vulnerabilità delle reti di trasporto. Un tema che merita particolarmente di essere citato riguarda l'applicazione della telematica ai sistemi di trasporto. Abbiamo partecipato ad alcuni progetti relativi alla valutazione dei benefici che i sistemi di trasporto intelligente possono arrecare alla fluidità e alla sicurezza della circolazione, in particolare della circolazione stradale. E attualmente siamo impegnati in un progetto europeo che è finalizzato all'implementazione di sistemi di supporto alla decisione che possono essere utilizzati dagli operatori del settore per valutare l'efficacia dei sistemi che devono realizzare. Per concludere, un tema che abbiamo iniziato a sviluppare molti anni fa e che riguarda la mobilità sostenibile. Il problema è conciliare le esigenze di mobilità nelle aree urbane soprattutto e invece gli impatti che la mobilità produce nei confronti della qualità dell'aria e del consumo energetico. Per affrontare questo problema sono stati sviluppati dei metodi che permettono di simulare il traffico sulle reti di trasporto e di stimare le emissioni inquinanti immesse nell'atmosfera e quindi gli effetti sulla qualità dell'aria e in generale sulla qualità della vita